Elezioni europee 2024, i candidati calabresi superano i big tranne in Fratelli d'Italia, dove anche in Calabria contamina l'effetto Meloni. Amministrative 2024, calo delle affluenze rispetto alla precedente tornata elettorale, 7 sindaci eletti senza rivali. Guardia di Finanza di Catanzaro, sequestrati una falegnameria, un opificio industriale e discariche abusive di rifiuti speciali. La regione corre ai ripari sul caldo, niente lavoro con temperature alte, il governatore Occhiuto si appresta a emanare l'ordinanza per tutelare i lavoratori. Gioia Tauro, verso il futuro del porto, addio alle tre storiche grandi gru, in arrivo strutture moderne per superare i 4 milioni di TEU annui con l'avvento di MSC. Emozioni nel cuore della città, il concerto del rinomato cantautore calabrese Fabio Macagnino, organizzato dall'associazione Incontriamoci Sempre di Pino Strati. Cari telespettatori, è un piacere darvi il benvenuto alla nostra edizione del TG News. In Calabria urne chiuse con un calo di affluenza di oltre 3 punti rispetto appunto alla tornata elettorale precedente. Nei derby interni tra i partiti del centrodestra superano i big, tranne i Fratelli d'Italia, dove anche in Calabria stravince la Meloni. Urne chiuse per le elezioni europee ed amministrative. Alle 23 è iniziato lo spoglio con un'affluenza definitiva in Calabria del 40,31%. Per le elezioni europee un calo di oltre 3 punti rispetto alla precedente tornata elettorale. In 3 partiti di governo vedono rafforzati anche nella nostra regione i propri numeri. Deludente invece, come ha ammesso lo stesso Giuseppe Conte, il risultato del Movimento 5 Stelle, che scende sotto la soglia del 10%. Deluso anche Matteo Renzi, che dichiara: è andata male. Purtroppo la lista di Stati Uniti d'Europa è rimasta fuori per pochissimo dal Parlamento europeo. Nei derby interni, poi, nei principali partiti del centrodestra, i candidati calabresi superano i big, tranne i Fratelli d'Italia, dove l'effetto Giorgia Meloni contamina anche la nostra regione. Denis Nesci vicino alle 29.000 preferenze, Luciana De Francesco invece si attesta al terzo posto con poco meno di 15.000 preferenze, Ersilia Amatruda si ferma a oltre 6.600 preferenze. In casa Forza Italia, l'uragano Princi sbaraglia la concorrenza ottenendo oltre 64.000 voti, distaccando il segretario del partito Antonio Tajani e Fulvio Martuscello. Ottimo il risultato ottenuto dal calabrese Riccardo Rosa, espressione di Noi Moderati, con oltre 11.000 consensi. Nella Lega il generale Vannacci viene superato dalle performance del presidente del Consiglio regionale calabrese Filippo Mancuso, con oltre 21.000 preferenze, mentre la parlamentare Simona Loizzo supera le 14.000 preferenze. Nel centro-sinistra fa notizia l'espluai inatteso di Alleanza Verde e Sinistra, con Mimmo Lucano campione di preferenze con ben 23.000 preferenze. I voti ottenuti dall'ex sindaco di Riace distacca di tanto la seconda posizione di Maria Pia Funaro, ex vice sindaco di Cosenza, che ha ottenuto 7.000 preferenze. Il Partito Democratico è il quarto più votato in Calabria alle elezioni europee. In particolare l'ex sindaco di Bari, Antonio De Caro, si conferma leader assoluto con oltre 25.000 voti, subito dietro Lucia Annunziata. La calabrese più votata è l'ex sardina Jasmine Cristallo con 16.501 voti. Segue Sandro Ruotolo e Luigi Tassone. Soddisfatta la vicepresidente della giunta Giusy Princi per il risultato, che definisce storico. Mi hanno dato fiducia più di 80.000 persone di tutto il sud, credendo in questo progetto di rinnovamento e in una speranza che non sarà certo disattesa. Ci tengo a ringraziare in particolare 2 categorie, i giovani e il mondo da cui provengo, la scuola. Il mio grazie va però tanto anche a chi mi ha scelto eleggendomi, quanto a chi mi ha scelto come candidata. Ringrazio, conclude la Princi, tutta Forza Italia, soprattutto il team della mia regione, la Calabria, con in testa il coordinatore Francesco Cannizzaro e il presidente Roberto Occhiuto.
Il sindaco di Reggio Calabria, parliamo di Giuseppe Falcomatà, esprime la sua soddisfazione per il risultato delle elezioni europee dichiarando una missione compiuta. Il candidato Antonio De Caro ha ottenuto un notevole successo con oltre, pensate, 9.000 preferenze nella città di Reggio Calabria e ben 24.000 in tutta la regione per un totale di quasi 500.000 preferenze nel collegio, uno dei risultati più elevati mai registrati. Falcomatà sottolinea appunto anche il successo del PD, che emerge come la principale forza politica nel sud con quasi 1,2 milioni di voti, garantendo così 5 parlamentari europei. Oltre ad Antonio De Caro vengono augurati buon lavoro a Lucia Annunziata, Lello Topo, Pina Picerino e Sandra Ruotolo. Parliamo di amministrative 2024, calo delle affluenze rispetto appunto alla precedente tornata elettorale, 7 sindaci eletti senza rivali. Andiamo a capire il servizio. Il dato di affluenza alle urne, già alle ore 19 di ieri sera, ha incoronato 7 sindaci del Regino che correvano senza avversari e dovevano solo superare il quorum del 40% dei votanti. E allora a Scido è stato eletto sindaco Giuseppe Zampogna, a Cardeto confermata Daniela Arfuso, a Bagaladi di nuovo sindaco Santo Monorchio, a Sant'Ilario dello Ionio quarto mandato per Pasquale Brizzi, a Stignano governerà ancora Pino Trono per il secondo mandato consecutivo, Canalo ha rieletto Francesco La Rosa, mentre ad Agnana via libera a Pino Cusato. Vero e proprio giallo invece ieri mattina nel capoluogo pianigiano a Gioia Tauro, dove si è votato anche per l'elezione del sindaco. Nel seggio numero 19, nella scuola materna San Giovanni Bosco di via Massaua, si è verificato un incidente che ha messo il presidente e gli altri componenti del seggio di fronte a una fattispecie che ha suscitato veemente proteste da parte di alcuni candidati a sindaco e rispettivi sostenitori, tanto che sembra ci sia l'intenzione di presentare un esposto alle autorità competenti chiamate a valutare la legittimità di quanto accaduto. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, una signora, dopo aver espresso la preferenza del voto, anziché imbucare la scheda elettorale delle europee nell'apposita urna, l'ha invece infilata in quella per le comunali. Accortosi dell'errore, il presidente di seggio, consultando preventivamente il testo unico delle leggi elettorali, ha deciso nell'autonomia che contraddistingue il suo ruolo e assumendosi ogni responsabilità di togliere i sigilli dell'urna dove era stata inserita la scheda sbagliata e di recuperare la stessa scheda contraddistinta da un colore diverso, immettendola successivamente nell'urna corretta. Questa operazione sarebbe avvenuta a porte chiuse davanti ai componenti del seggio, a un agente delle forze di polizia di servizio sul posto e all'unico rappresentante di lista presente in quel momento a tutela della candidata sindaco Scarcella. Per quel che è dato sapere, in quel frangente tutti gli altri rappresentanti di lista delle coalizioni avversarie erano assenti. Solo ad operazioni in corso altri delegati avrebbero chiesto di poter presenziare, ricevendo però parere negativo proprio perché si stava già provvedendo ad effettuare il correttivo. Sparsa la voce, nel giro di pochi minuti si è accesa la spia del sospetto e si sono sollevate da più parti vibranti proteste. Sono state avvisate le autorità del commissariato di polizia e sul luogo si è subito recato il vicequestore Luciano Rindone, che ha avuto modo di ascoltare quanto verificatosi direttamente dal presidente di seggio e ovviamente ha verbalizzato nero su bianco il tutto, ristabilendo il normale svolgersi delle attività elettorali. Sentito il presidente del seggio, ha chiaramente spiegato di aver applicato, secondo il suo buonsenso, l'unica strada percorribile per non rendere invalido il voto in questione, ma anche per far sì che quadrassero i numeri, visto che il primo spoglio previsto, quello di ieri sera, era riservato proprio allo scrutinio delle europee, essendo fissato quello delle comunali per oggi pomeriggio a partire dalle 14. Una volta aperta l'urna delle europee, ha fatto notare il presidente, ci si sarebbe ritrovati con una scheda in meno. Ecco il perché di una simile contestata decisione assunta, è stato ribadito con forza consultando l'apposito vademecum. L'elezione
elezioni comunali dell'8 e 9 giugno in Calabria hanno visto una partecipazione significativa degli elettori, ma analizziamo insieme i dati e le implicazioni politiche dei nuovi eletti nei comuni calabresi. Prendo la linea dallo studio dove abbiamo realizzato questa lunga diretta elettorale per andare ad analizzare, partendo dalla provincia di Reggio Calabria, il voto amministrativo e partendo dal comune più importante, il primo dei quattro comuni calabresi più ad alta densità abitativa che è andato al voto. Parliamo di Gioia Tauro, dove ci sarà ballottaggio tra Maria Rosaria Russo con il 55 riporta il risultato attuale, ma è sceso al 38%, con Simona Scarcella con il 36%, seguita poi da Rosario Schiavone e infine da Rosario Renato Bellofiore. Questo al momento è il risultato, ma è ormai certo il ballottaggio tra due donne tra 15 giorni. E se possiamo staccare, andiamo ad analizzare poi il voto in provincia di Reggio Calabria, partendo dal comune di Ardore. Il comune di Ardore vede la vittoria di Giuseppe Campisi, o meglio la riconferma di Giuseppe Campisi insieme per Ardore. Contro Campisi si era schierato Gianfranco Sorbara con Ardore. Domani la gioia, la commozione nelle parole di Campisi nell'intervista che abbiamo realizzato. Gli ardoresi sono un popolo maturo, sapevano qual era la verità, sapevano chi era dalla parte della regione e l'hanno risposto loro a quello che alle calunnie di questa campagna elettorale. Penso che a una vittoria così non c'è niente da dire, c'è solo da ringraziare gli ardoresi, perché hanno vinto gli ardoresi questa volta, rispondendo veramente. Ecco, tu ti aspettavi questo margine o no? Mi aspettavo di vincere con un buon margine, così alto no. Però era chiaro che io in questa campagna elettorale, girando nelle case, so io le manifestazioni d'affetto avuto dalla gente e quindi ero certo della vittoria. Beh, qualche sassolino oggi te lo sei levato? Ma non mi devo levare nessun sassolino, perché sapevo che la gente era dalla mia parte e spero solamente che dopo questa ennesima batosta dei nostri avversari capiscono che è facile prendere i voti quando ti candidi con Campisi o con Grenci. Quando poi ti candidi da solo devi dimostrare di avere la forza elettorale. E la squadra che andrai a formare? Adesso vediamo, adesso faccio godere questa vittoria, ma penso che siamo un gruppo coeso e non avremo problemi. Penseremo tutti quanti a lavorare, gli eletti e non eletti. C'è una dedica, un saluto speciale che vuoi fare? No. Questa dedica agli ardoresi e basta. E poi andiamo ad altro comune al voto, Bagaladi in provincia di Reggio Calabria. Era anche in questo caso, l'abbiamo visto, un unico, l'abbiamo visto anche nel servizio precedente, Santo Monorchio con l'unica lista. E poi andiamo ancora a Benestare rivince Domenico Mantegna, era una lista, una candidatura di riconferma, il sindaco con la sua Benestare Unita. L'altro candidato sconfitto era Daniele Nastasi per Benestare. Anche qui abbiamo ascoltato telefonicamente il primo cittadino, la gioia intento nei festeggiamenti. Sto andando in piazza in questo momento ad abbracciare tutti i nostri sostenitori. Una grande vittoria popolare, importantissima, devastante. Sono veramente molto felice, contento, una mia quarta vittoria consecutiva, è veramente un grande risultato. Riconfermarsi non è mai semplice, quindi vuol dire che il tanto lavoro fatto, i tanti sacrifici sono stati apprezzati dal popolo benestarese, quindi siamo contenti. Che altro comune al voto era Bivongia, che qua competizione a due, competizione tra una donna, grazie a Zaffino col paese che vorrei, che vince col 64,59%. L'altro candidato era Ernesto Franco con Bivongi comunità attiva, il 35 ottiene solo il 35,41%, quindi il
Albi Vongi e Donna, il primo cittadino. Anche lei l'abbiamo ascoltata subito dopo il voto. Mi sento carica di responsabilità, prima di tutto. Questa è sicuramente, da domani ci sarà tantissimo lavoro da fare, quindi mi auguro di onorare, insomma, questa missione che in qualche modo i cittadini mi hanno dato. E quindi mi sento solo carica di tante responsabilità. L'augurio di migliorare, per il paese. Di migliorare sempre il paese. Sicuramente mi auguro al tempo stesso che si possa collaborare in modo sereno, sia anche con chi sarà all'opposizione, perché io, come ho anche detto nella campagna elettorale, credo veramente nell'unione della nostra piccola comunità. Quindi questo è speriamo che si avveri questo sogno. Elettorale a due, tra due che erano nella stessa maggioranza, parliamo di Salvatore Galluzzo, che è il sindaco facente funzioni uscenti con Rinnoviamento Geracese, e l'altro candidato Rudy Lizzi con Voi per Gerace. Vince Rudy Lizzi. Anche qua abbiamo il commento a caldo del neo primo cittadino Rudy Lizzi. L'unica cosa che mi viene da dire a caldo è che io ringrazio veramente tanto innanzitutto i componenti della lista con Voi per Gerace, tutte persone straordinarie che danno un contributo veramente fondamentale sia nel passato e sia ora da consiglieri comunali. È un ringraziamento veramente di cuore, sentito sia con il cuore ma anche con la testa, a tutti i cittadini di Gerace, soprattutto a quelli che naturalmente ci hanno sostenuto, ma anche a quelli che non ci hanno sostenuto, perché noi vogliamo dimostrare sia a chi ci ha sostenuto ma soprattutto a chi non ci ha sostenuto la voglia, la grinta, la tanta voglia di fare del bene per la nostra città. E poi a Cittanova abbiamo visto che era qua una competizione a quattro. Andiamo a vedere chi erano i candidati. I candidati erano Domenico Antico con Uniamo Cittanova, che è appunto colui che ha vinto questa competizione. Bovalino Domenico con Spazio Civico si è classificato al secondo, poi Alessandro Cannatà per Cittanova e infine l'ultimo in termini di consensi era Anselmo con Cittanova Civica. Anselmo Dalle rappresentava in un certo senso, era l'unico dell'amministrazione uscente. Anche qua abbiamo ascoltato il neo amministratore Antico. Sono davvero contento perché rappresenta questa vittoria il completamento di un percorso che abbiamo iniziato 5 anni fa e che abbiamo perfezionato in occasione di queste elezioni con un accordo elettorale formando una coalizione Uniamo Cittanova con Antico Sindaco. Cittanova ha bisogno di un'amministrazione vicina ai cittadini e un'amministrazione che renda i cittadini partecipi delle scelte più importanti e che sappia soprattutto comunicare ai cittadini tutte le iniziative che vengono fatte. L'avvocato Domenico Antico per l'elezione a sindaco. Niente, per noi come gruppo che per la prima volta si presenta in una competizione elettorale come Spazio Civico, ovviamente volevamo vincere, è inevitabile questo. Però un ottimo risultato che per noi è un punto di partenza, perché saremo presenti all'opposizione, quindi sarà un punto di partenza per lavorare e faremo la nostra opposizione, un'opposizione costruttiva e non distruttiva, inizieremo il nostro percorso per le prossime elezioni comunali. Sulla Locride abbiamo il Martone, viene riconfermato Giorgio Imperitura insieme per Martone con il 59,60% e non ce la fa Nicola Limoncino col 40,4% e la sua Uniti per Martone. Ci spostiamo ancora, anzi restiamo ancora in provincia di Reggio Calabria, Monasterace. Monasterace anche qua era una competizione tra coloro che erano, era la persecuzione dell'amministrazione uscente. Parliamo di Alessandro Zannino, che è Monasterace al centro, che non ce la fa, mentre vince
vince Carlo Murdolo con Adesso per Monasterace. Murdolo era all'opposizione e si ricandida ottenendo appunto la vittoria e la riconferma. Non ce la fa nemmeno Palmiro Spanocco, mo si cambia la gioia del candidato del neoeletto sindaco Carlo Murdolo ai microfoni di Antonio Tassone che andiamo ad ascoltare. Abbiamo lavorato veramente a contatto con le persone in tutti questi mesi e come può vedere è pieno anche di ragazzi, di giovani che ci hanno seguito, per noi questa è una cosa importantissima. Monasterace deve rilanciarsi e bisogna partire da queste cose qua. Ci metteremo subito a lavorare per la comunità e per tutte queste persone. In particolare sul turismo, su che cosa punterà lei? Dovremo fotografare la situazione di partenza e lavorare su più fronti. Ovviamente un paese di mare, il discorso dell'ambiente, del turismo, cercare di ripopolare il nostro borgo che è molto bello, sono tra le priorità del nostro programma. Senta. Ringrazio tutti e spero di poter essere veramente il sindaco di tutti. Bisogna ricucire i rapporti sociali nel nostro paese perché bisogna crescere tutti assieme. E i consiglieri che l'aiuteranno in questo sono tutti giovani del posto? Tutti di Monasterace, giovani professionisti che hanno avuto anche esperienze amministrative importanti, credo di avere una bella squadra. E poi ancora provincia di Reggio Calabria che abbiamo appunto seguito durante questa nostra diretta elettorale. Anche qua Portigliola anche qua era una situazione particolare, si ripresenta Rocco Luglio dopo appunto il periodo di scioglimento del comune e la sua Portigliola lo ripremia. Rocco Luglio con nuove prospettive ottiene il 56,54%, non ce la fa Pasqualino Panetta con il domani il nostro impegno col 43,46%. La gioia anche qua, la commozione di Rocco Luglio che l'ha ascoltato per noi a caldo subito dopo appunto il risultato elettorale. Pino Carella, andiamo ad ascoltarlo. Con questo voto democratico, con questa chiamiamola riabilitazione democratica non solo della mia persona ma di tutta la cittadinanza, ho notato che insieme a me tutti i cittadini volevano cambiare pagina, ma non cambiare modo di amministrare, tornare a quel modello di amministrazione che per 10 anni è stato, io l'ho ritenuto non solo da me ma anche con la conferma, solo io ma anche con la conferma di oggi pomeriggio, ritenuto un governo, un modello di buona amministrazione anche dei miei cittadini. Io ti sento provato, sarà la mia impressione, no, mi sbaglio. Sì, la tensione è stata alta perché, sa, dopo 2 anni di fermo, dopo una campagna elettorale per certi aspetti un po' difficile, e essere ripagati in questo modo dai, poi c'è il momento del crollo, però per fortuna questo crollo accompagnato dalla gioia della vittoria. Da cosa ricomincia Rocco Luglio? Ricomincio dai miei cittadini che mi hanno voluto ancora una volta, da tutti questi bambini che stanno festeggiando insieme a me la vittoria. Tanta gioventù c'era oggi. Sì. Quindi un voto trasversale, diciamo, che ha preso tutte le fasce della società. E ricomincio da quello che ho lasciato con uno spirito, diciamo, più battagliero, con maggiore saggezza, e cercherò appunto di portare a compimento quel percorso che avevo già incominciato. E sperando di dare una girare pagina definitivamente in modo che Portigliola possa essere libera anche nelle scelte elettorali. E Roccella Ionica, altro comune, Roccella Ionica, un voto plebiscitario, un voto diciamo scontato sin dall'inizio, quindi un voto che vede la riconferma con oltre il 90% di Vittorio Zito, con Roccella prima di tutto. Non ce la fa Nicola Iervasi con Roccella in comune, prima le persone, che qua abbiamo visto il commento. Giuseppe Mazzaferro ha raccolto le emozioni, il commento a caldo del sindaco Vittorio Zito. Ma guarda, non so se è un record, innanzitutto non è la vittoria di Vittorio Zito, è la vittoria della lista
Roccella prima di tutto e di tutti i suoi candidati. Credo che il risultato di questi numeri così importanti siano proprio dovuti al fatto che la lista ha messo in campo un programma credibile che si è fondato però su persone credibili e appassionate. E questo ha incontrato ovviamente il consenso dei cittadini di Roccella. Senta, una riconferma, lei da diversi anni che fa politica, ha fatto tutte le gavette, dobbiamo dire così, diversi anni consigliere comunale, assessore, vice sindaco, sindaco, ora è sindaco riconfermato. Ecco, 5 anni fa poteva immaginare un percorso di questo tipo, una riconferma così forte, dove non, obiettivamente, politicamente non c'è stata assolutamente un'alternativa a lei? Ma guarda, io ho sempre fatto le cose passo passo e tu prima parlavi di gavetta e credo che insomma bisogna essere disponibili a fare la gavetta. Io la prima volta che mi sono candidato con una grande, diciamo, speranza di vittoria, sono andato a dormire convinto di vincere l'elezione, poi abbiamo preso una batosta, insomma abbiamo perso l'elezione, poi ho fatto il capogruppo di minoranza fino a diventare sindaco. Ecco, una cosa sulla quale ho riflettuto è il ruolo di consigliere delegato, no? Perché consigliere delegato di solito viene considerato una sorta di riconoscimento senza portafoglio. Un ministro senza portafoglio. Invece questa volta avranno portafoglio perché a ogni consigliere delegato io collegherò un capitolo di bilancio specifico e quel capitolo lo tiene il sindaco, non lo tiene l'assessore competente. Quindi il consigliere delegato, dialogando con il sindaco, avrà proprio capacità di spesa, quindi diventa sostanzialmente un assessore, solo formalmente non vota in giunta. Senta, una domanda difficile, cosa vuole dire all'opposizione? Perché ci saranno 4 anni, 5 anni di opposizione, 4 rappresentanti della lista avversaria. Ma guarda, io credo che una prima riflessione debba essere fatta in linea generale sul fatto che questa legge elettorale non prevede un quorum, cioè un'opposizione, ora vedremo i dati finali, ma che rischia di prendere la metà dei voti del primo eletto dell'altra lista e nonostante questo porta 4 consiglieri, ovviamente deve fare riflettere in termini di rispetto del concetto di rappresentanza. Oltre una soglia minima, a mio avviso, non è più rappresentanza, è rappresentanza personale. Però credo che dall'opposizione possano venire anche situazioni nuove, situazioni anche interessanti per un'opposizione. Se però si cambia registro, una cosa che però voglio dire chiaramente è che non daremo alcuno spazio a chi dopo aver fatto, diciamo, aver creato un candidato a sindaco per procura pensa di fare il consigliere di minoranza per procura. In comune entrano gli eletti, noi dialogheremo con gli eletti, chi non è eletto non ha spazio ovviamente se non nel loro ambito politico, ma non ha alcun ruolo istituzionale, non gli faremo mai esercitare ruoli di carattere istituzionale. Questo deve essere chiaro perché il messaggio Roccella l'ha mandato chiaramente, ha detto chiaramente che rifiuta quelle logiche e credo che, ecco, se si lascia spazio a chi a Roccella è disponibile a fare opposizione, perché ce n'è gente che è interessata e disponibile a fare opposizione ed è giusto che ci sia, perché per una maggioranza è importantissimo il ruolo dell'opposizione, però bisogna dare spazio, bisogna in qualche modo purificare l'aria rispetto a una campagna elettorale, a un modo di fare opposizione che da anni è basato solo sulle invettive e sulle offese di carattere personale. A Riace Amplein invece del primo cittadino, neo primo cittadino Mimmo Lucano, che ritorna nel suo comune con Riace Guarda il Sole. Mimmo Lucano che ottiene quindi una doppietta sia come elezione al neoparlamento, come europarlamentare. Non ce la fa il sindaco uscente Antonio Notrifoli con Riace verso il futuro, ma nemmeno la Riace protagonista con Francesco Salerno. Ricordiamo appunto che sia Antonino Trifoli che Salerno erano nell'amministrazione uscente, divisi, non sono riusciti a sconfiggere appunto Mimmo Lucano. Mimmo Lucano emozionato ai microfoni di Antonio Tassone. Voglio dedicare alla mia terra. Infatti ci tenevi quasi più alle elezioni qui a Riace quasi che a Bruxelles al posto di europarlamentare. Ma io anche quando ero lontano dalla Calabria per questione di studio, di lavoro, avevo sempre pensato che la Calabria con la generosità, con l'altruismo è qualcosa che, non lo so, ha una storia che non finirà mai. Anche per la caparbietà
di non demordere, di continuare. E io ho continuato a credere. Cosa cambierà Riace da questo minuto in poi? Credo che la cosa che più mi dà entusiasmo è partecipare alla politica è il senso di credere, nell'impossibile, in un sogno. Nel caso nostro è il sogno delle comunità che pensano al riscatto delle loro terre. Il sogno può essere anche quello di 10 volte e possiamo festeggiare di allontanare lo spettro dell'abbandono, dello spopolamento. Il Riace vuole continuare a vivere come tutti i piccoli paesi della Calabria, che racchiudono storie, cultura, racchiudono anche un messaggio anche di generosità e di umanità al mondo. E a San Giovanni di Gerace, andiamo ancora un comune reggino, a San Giovanni di Gerace la vittoria di Antonino Barillaro con Radici e Futuro, che ottiene il 53,49%, non ce la fa Antonino Galluzzo per il Futuro, che ottiene solo il 46,51%. Questo è il risultato ancora per la provincia di Reggio Calabria. E a San Giovanni, con San Giovanni di Gerace, chiudiamo, anche perché poi abbiamo visto anche gli altri comuni dove della provincia reggina, dove erano un unico candidato, l'abbiamo detto nel servizio precedente, i vincitori. Andiamo agli ultimi due comuni, il più importanti, poi lasciando la provincia di Reggio Calabria, Vibo Valentia, dove ballottaggio tra Roberto Cosentino col 38,07% e Denzo Romeo al 33,28%. Vince invece a Corigliano Rossano il sindaco uscente Stasi, non ce la fa per quanto riguarda il centrodestra nel centro più importante della provincia di Cosenza. Per questo è tutto, quindi per quanto riguarda il voto amministrativo ridò la linea allo studio a Raffaella Silvestro. Appello urgente per Platì, il sindaco appunto parla di una piccola comunità nella città metropolitana di Reggio Calabria che ha vissuto un triste evento durante le recenti elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024. È diventata ormai il simbolo dell'astensionismo record non solo in Italia ma anche in tutta Europa. L'appello appunto è stato rivolto alle istituzioni italiane e europee affinché prestino attenzione a questa difficile realtà. Platì purtroppo è anche conosciuta per le sue strade impraticabili che rappresentano un serio pericolo per la sicurezza dei suoi abitanti. Incidenti tragici hanno già colpito la comunità e la mancanza di interventi tempestivi sta mettendo appunto a rischio la partecipazione democratica stessa. Sempre nella nota appunto chiede ai rappresentanti delle istituzioni di visitare personalmente Platì e di vedere appunto con i propri occhi la devastazione delle sue strade. Solo così potranno appunto aggiungere e comprendere appieno l'urgenza della situazione e agire così di conseguenza. È necessario un cambio di rotta nella gestione delle risorse destinate alla viabilità. Platì non chiede favoritismi politici, ma solo giustizia per i suoi cittadini e un futuro più sicuro per le generazioni a venire. Cambiamo pagina, parliamo della Guardia di Finanza di Catanzaro che prosegue appunto l'attività di contrasto ai fenomeni della illegalità ambientale nel Lamentino. Parliamo che sono stati sequestrati una falegnameria, un opificio industriale e discariche abusive di rifiuti speciali. I finanzieri del gruppo di Lamezia Terme, ormai da tempo impegnati nella prevenzione e l'accertamento dei reati illeciti in materia ambientale, dopo una capillare attività di monitoraggio delle aree dell'Interland Lametino interessate dalla presenza di insediamenti industriali, hanno individuato alcuni fabbricati adibiti ad opifici all'interno dei quali si svolgevano lavorazioni di falegnameria e verniciatura di lamierati ed anche componenti in metallo. Gli accertamenti eseguiti con l'ausilio del personale tecnico dell'Agenzia per la Protezione
protezione dell'ambiente della Regione Calabria hanno permesso di appurare che queste attività venivano svolte senza alcuna autorizzazione e in ambienti non idonei, in quanto privi di impianti di aspirazione e filtrazione di fumi e polveri prodotte durante i processi di lavorazione. Inoltre, durante i controlli militari hanno rinvenuto in alcune aree attigue ai fabbricati una enorme quantità di rifiuti speciali e pericolosi depositati in modo incontrollato sul nudo terreno. I rifiuti, miscelati tra loro e senza alcuna idonea protezione, erano esposti agli agenti atmosferici, con conseguenza che il percolato prodotto dall'inevitabile dilavamento degli stessi è assorbito direttamente dal terreno, contaminando le matrici ambientali, suolo ed acqua e costituendo un potenziale pericolo per la salute pubblica. Al termine delle complesse verifiche, accertata l'illecita gestione dei rifiuti da parte degli amministratori e dei responsabili delle aziende controllate, si è proceduto al sequestro di due fabbricati e delle aree adibite a discariche abusive della superficie complessiva di oltre 30.000 metri quadri. Tre bombole del gas sono esplose nella notte sul terrazzo di una palazzina di due piani nel comune di Praia al Mare, provocando lievi danni all'edificio. Non si registrano fortunatamente feriti. La deflagrazione è avvenuta intorno appunto alle 3 su uno dei balconi del piano superiore, l'appartamento che era fortunatamente disabitato. Gli occupanti dei componenti, parliamo di una famiglia della campagna, lo ha presa in affitto, ma l'avevano fortunatamente lasciato nel pomeriggio per fare appunto ritorno nella loro regione dopo una breve vacanza. Il proprietario di casa, un artigiano del posto, era invece presente nella sua abitazione al piano inferiore ed è stato svegliato di soprassalto dallo scoppio. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Scalea. Dei primi elementi appunto raccolti non sono stati ravvisati elementi di tal da far pensare al dolo. Le tre bambole del gas erano appunto collegate ad un impianto per alimentare l'appartamento. Sono infatti intervenuti tra l'altro i carabinieri della locale stazione, che hanno appunto avviato accertamenti sulla natura dell'esplosione. La regione corre ai ripari sul caldo, niente lavoro con temperature alte. Il governatore Occhiuto si appresta ad emanare l'ordinanza per tutelare i lavoratori. Un servizio di Nicodemo Barillaro. Correre ai ripari prima che succeda qualcosa di irreparabile, di fronte a ondate di caldo record, la necessità di tutelare i lavoratori è sempre più pressante e dunque l'obiettivo è evitare il ripetersi di tragedie già vissute nel recente passato. Qualcosa a tale proposito dovrebbe muoversi già nei prossimi giorni, assicurano dalla cittadella. E infatti, in fase di definizione, un'ordinanza a firma del governatore Roberto Occhiuto, finalizzata a vietare nelle ore più calde della giornata le attività lavorative nei cantieri edili o in altri contesti dove gli addetti sono costretti, come i terreni agricoli, ad operare sotto al sole e con temperature spesso proibitive. Un po' come è successo lo scorso anno, la Regione è determinata a muoversi anche per offrire una risposta concreta alle diverse sollecitazioni arrivate dai rappresentanti sindacali, in particolare dalla filea CGIL guidata da Simone Celebre, che da oltre un mese continua a sostenere l'importanza dell'emanazione di un provvedimento finalizzato a salvaguardare la salute degli operai. La filea fa riferimento alle aree interne dove nelle ore più esposte al sole si mette a rischio la salute e la sicurezza di migliaia di lavoratori edili e degli impianti di produzione dei materiali da costruzione. Nella sua disamina, Celebre sottolinea che è bene ricordare che la tempistica di emanazione di ordinanze volte a garantire la sicurezza dei lavoratori, la possibilità per le imprese di organizzare la produzione e la rimodulazione degli orari di lavoro in modo efficace rispetto al rischio calore, nonché di ricorrere agli ammortizzatori sociali in caso di sospensione dell'attività lavorativa, non è indifferente al fine di evitare conseguenze drammatiche in termini infortunistici. A tutto ciò si accoda l'innalzamento drastico delle temperature. Si tratta di un fenomeno stagionale che interessa annualmente in particolare le regioni del sud. Pertanto l'emanazione degli atti di indirizzo dovrebbe essere garantita con carattere programmato e tutt'altro che emergenziale. Le organizzazioni sindacali ricordano che l'ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica riguardante l'attività nei cantieri edili
ed affini numero 3 fu emanata il 21 luglio 2023, dunque ben oltre l'inizio previsto e prevedibile dell'innalzamento delle temperature nei luoghi di lavoro all'aperto e negli impianti nei quali si utilizzano tecniche produttive che necessitano dell'utilizzo di macchinari che sviluppano calore. E ciò ha comportato, nelle more dell'emanazione dell'ordinanza stessa, l'esposizione immotivata di migliaia di lavoratori a condizioni di lavoro inaccettabili per la metà della stagione estiva. Per tali motivi, il massimo rappresentante della filiera CGIL in Calabria chiede un urgente intervento e un provvedimento analogo a quello assunto per il 2023, al fine di ridurre, sin dai primi eventi climatici, il rischio correlato alle temperature cui i lavoratori del settore edile e dei materiali da costruzione sono particolarmente esposti per la peculiarità delle lavorazioni e degli ambienti di lavoro. Un incidente stradale sulla strada statale 106 tra Gioiosa Marina e Roccella Ionica, purtroppo a morire un centauro. Ascoltiamo. Continuano i drammatici incidenti stradali sulla strada statale 106. Questa volta la vittima è un giovane di 28 anni, un giovane finanziere che faceva servizio al Porto delle Grazie di Roccella Ionica. L'uomo a bordo della sua moto da strada stava percorrendo la strada statale 106, esattamente nell'area adiacente il cimitero comunale di Marina di Gioiosa Ionica, alla periferia nord del paese, quando per cause che sono ancora in corso di accertamento si scontrava quasi frontalmente con un'auto utilitaria di colore bianco. Per il militare alla guida della moto di grossa cilindrata non c'è stato nulla da fare, è rimasto riverso nell'asfalto, morto praticamente sul colpo. Drammatica la scena all'arrivo dei carabinieri del reparto radiomobile della compagnia di Roccella Ionica, che sono arrivati i primi sul posto, poi i soccorritori del 118 e infine carro attrezzi e vigili del fuoco. Per il giovane 28enne non c'è stato chiaramente nulla da fare, morto sul colpo. Il traffico sulla strada statale 106 è rimasto bloccato per oltre un'ora e mezza. Dopo i rilievi saranno gli inquirenti a formulare le varie ipotesi della dinamica dell'incidente stradale, ma intanto una giovane vita si è spezzata. Sul posto sono giunti pure i colleghi finanzieri del Porto delle Grazie del reparto aeronavale. Tanto dolore e rabbia. L'emergenza estiva si fa sempre più critica con la carenza di medici e infermieri negli ospedali e nei servizi del 118 lungo il litorale. La mancanza di personale sanitario, soprattutto i medici, diventa davvero sempre più acuta considerando l'aumento delle richieste durante questa stagione. Tale problema rischia appunto di ripresentarsi puntualmente anche con l'arrivo della stagione estiva, la quale sembra essere già iniziata grazie appunto alle temperature di questo fine settimana. Secondo le previsioni dei tour operator ci sarà un aumento significativo di turisti lungo tutto il litorale. La terza sezione della Corte di Cassazione ha deciso di trattare il ricorso di Sebastiano Strangio, imputato nel processo Eureka, senza attendere le motivazioni delle sezioni unite sulla questione delle chat Sky e C, un servizio di Stefano Muscatello. La terza sezione della Corte di Cassazione, pur avendo rinviato a nuovo ruolo altri ricorsi riguardanti l'utilizzabilità delle chat SkyEdge, all'udienza del 28 maggio, su espressa richiesta dei difensori di Sebastiano Strangio, ha deciso di trattare il ricorso del giovane imputato trentenne nel processo denominato Eureka. Questa decisione è stata presa senza attendere le motivazioni della sentenza delle sezioni unite che riguarda la nota vicenda dell'utilizzabilità delle chat SkyEdge per l'appunto. Sebastiano Strangio aveva presentato ricorso contro l'ordinanza di rigetto del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione e ha rinviato il caso al Tribunale del Riesame di Reggio Calabria per un nuovo giudizio. Questo sviluppo è di particolare interesse perché la pronuncia della Suprema Corte, di cui si attendono ancora le motivazioni, potrebbe chiarire l'orientamento della Corte stessa dopo la pronuncia delle sezioni unite. Gli avvocati difensori di Strangio, Pier Massimo Marrapodi e Vincenzo
Vincenzo Nobile. Avevano già sollevato dubbi riguardo l'utilizzabilità delle chat SkyEdge prima della decisione delle sezioni unite. Essi sostenevano che l'uso di tali chat vocali violava i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano e chiedevano l'esercizio della giurisdizione da parte del giudice interno. Questa vicenda mette in luce questioni giuridiche rilevanti e potrebbe influenzare futuri procedimenti legali in Italia riguardanti l'utilizzo di prove digitali ottenuto attraverso piattaforme di comunicazione crittografate. Tre individui sono stati coinvolti in un'inchiesta condotta dalla DDA di Catanzaro riguardante un presunto giro di usura organizzato dalla famiglia Pullano sotto la cosca Arena di Isola Capo Rizzuto. Il PM, parliamo di Pasquale Mandolfino, ha richiesto il rinvio a giudizio per Pietro Fiore Pullano, Tommaso Mercurio e l'imprenditore Antonio Mazzea, tutti residenti a Isola Capo Rizzuto. Pullano e Mercurio sono accusati di usura aggravata dal metodo mafioso, mentre Mazzea è imputato di usura semplice. L'udienza preliminare, appunto, è stata fissata il 4 luglio davanti al GUP del Tribunale di Catanzaro. Le indagini condotte dai carabinieri di Crotone avrebbero rivelato due presunti episodi di usura avvenuti ad Isola Capo Rizzuto tra dicembre 2022 e aprile 2023, in un contesto fortemente influenzato dalla 'ndrangheta. Ebbene sì, si è finto carabiniere e ha telefonato, pensata, ad un'anziana donna di Crotone, pretendendo denaro e preziosi per evitare l'arresto della figlia coinvolta in un incidente stradale. La truffa, secondo un modello ormai tristemente consolidato, però in questo caso non è andata a buon fine, grazie appunto alla prontezza della figlia della vittima, che si è rivolta al numero d'emergenza il 112 denunciando l'accaduto e anche appunto consentendo l'arresto di due persone. Parliamo di 27 e 19 anni, entrambe di origine napoletana. La vittima del raggiro erano stati chiesti, appunto, proprio per evitare l'arresto di denaro e anche preziosi, che un collega del presunto militare dell'arma sarebbe passato direttamente a ritirare, cosa che poi appunto è accaduta. A fare saltare i piani dei due è stata appunto, come dicevo prima, la prontezza della figlia della vittima, che si è subito resa conto di cosa stava subendo, rivolgendosi ai carabinieri della compagnia di Crotone, che a truffa ormai consumata hanno bloccato i due responsabili a poca distanza dell'abitazione mentre erano all'interno della loro auto. Nella disponibilità dei due sono stati trovati i preziosi che la donna aveva consegnato per un valore di qualche centinaia di euro. Ci spostiamo invece adesso a Gioia Tauro, nell'importante porto della città pianificata, prevista appunto la demolizione per le tre storiche grandi gru. Non sono più funzionali all'utenza del grande hub dall'avvento di MSC, sono state acquistate strutture più moderne con l'obiettivo di sfondare il muro dei 4 milioni di TEUs l'anno. Saranno demolite e smaltite tre grandi gru nel porto di Gioia Tauro. Le unità numero 13, 14 e 15, dopo anni di servizio, non rispondono più alle esigenze del moderno terminal calabrese. La società di gestione del terminal, Med Center Container Terminal, parte di Terminal Investment Limited del gruppo MSC di Gianluigi Aponte, ha deciso di procedere alla loro distruzione. Le tre gru, situate nei pressi del varco nord del porto, accanto al palazzo dell'autorità di sistema portuale, sono inattive dalla fine dello scorso anno. Il progetto di smontaggio e smaltimento prevede una complessa operazione che coinvolgerà l'interdizione di una vasta area e l'adozione di rigorose misure di sicurezza. Questo processo non sarà breve, pertanto ogni dettaglio è stato pianificato con cura. La decisione di dismettere queste strutture arriva in seguito ai recenti investimenti strutturali della società di gestione. Dal novembre 2019 Med Center Container Terminal ha implementato significative modernizzazioni, tra cui l'acquisizione di 6 nuove gru, 3 delle quali provenienti dalla Cina. Queste nuove macchine sono progettate per gestire le navi più grandi al mondo, con una capacità di 24.000 TEU. Le nuove gru possiedono uno sbraccio di 72 metri e un'altezza di sollevamento di 54 metri, capaci di servire fino a 24 file di container. Questo aggiornamento tecnologico rappresenta un passo cruciale per mantenere il porto di Gioia Tauro competitivo a livello internazionale, migliorando l'efficienza operativa e la capacità di gestione
gestione dei carichi. Le nuove gru, infatti, sono in grado di soddisfare le esigenze delle navi portacontainer di ultima generazione, garantendo così al porto una posizione strategica nel commercio marittimo globale. L'intervento di smantellamento delle vecchie gru, per quanto complesso, segna l'inizio di una nuova era per il porto di Gioia Tauro, orientata verso l'innovazione e l'efficienza. La scelta di MedCenter Container Terminal di investire in infrastrutture moderne testimonia l'impegno nel consolidare il ruolo dell'hub calabrese come snodo cruciale nel panorama dei trasporti marittimi internazionali. E adesso ci fermiamo un pochino, pubblicità, vi aspetto. Ha avuto proprio luogo ieri sera al circolo del tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria un importante appuntamento musicale organizzato dall'associazione Incontriamoci Sempre, appunto di Pino Strati, il concerto del noto cantautore calabrese, parliamo di Fabio Macagnino. Ma a tal proposito dell'evento in questione ce ne parla appunto il nostro inviato da Reggio Calabria, Alberto Mazzacuba. Ha avuto luogo ieri, domenica 9 giugno, al circolo del tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria l'appuntamento musicale organizzato dall'associazione Incontriamoci Sempre di Pino Strati, il concerto di Fabio Macagnino, noto cantautore calabrese che attraverso le sue canzoni ha raccontato le abitudini, i colori, i sapori e l'accoglienza della nostra terra di Calabria. 90 minuti di buona musica che sino al termine ha entusiasmato il pubblico presente. Ha presentato uno dei suoi ultimi successi che si intitola Io sono il Bergamotto e ha parlato del suo ultimo lavoro musicale che si intitola Sangu. Ad aprire la serata è stata la conduttrice e giornalista Francesca Laurendi che ancora prima di dare il via alla serata concertistica ha ospitato sul palco il dottor Vincenzo Montemurro e l'avvocato Ezio Pizzi. Con loro si è parlato di Bergamotto e delle sue proprietà benefiche. Subito dopo la cantautrice Francesca Frey con le sue due canzoni ha aperto la serata musicale che ha preceduto l'ingresso sul palco di Fabio Macagnino. Al termine della serata abbiamo ascoltato i veri protagonisti ai microfoni di Telemia, il presidente dell'associazione Incontriamoci Sempre Pino Strati e il cantautore Fabio Macagnino. Una serata molto entusiasmante, un concerto davvero bellissimo da parte di Fabio Macagnino, che noi conosciamo da tantissimi anni, è uno dei più grandi artisti a livello meridionale, in tour in molti posti d'Italia. Lui una settimana fa era a Vienna, stasera ha deliziato il palato di tanta gente qui per la prima al Circolo Polimeni. Ringraziamo la direzione del circolo e davvero ci aspettano altri appuntamenti. Arrivederci adesso al 7 luglio con Sigfrido Ranucci col suo ultimo capolavoro letterario La Scelta. Io suono sempre con molto piacere a Reggio Calabria, c'è sempre un pubblico caloroso, attento, che ha esigenza di ascoltare un genere musicale che attinge alla nostra calabresità, ma in qualche modo cerca dei passepartout per dialogare con le esigenze delle nostre istanze contemporanee. E a Reggio Calabria c'è proprio il mio pubblico. Anche questa sera sono contento perché questo pubblico si è dimostrato assolutamente attento e poi mi ha dimostrato tanto calore, spero insomma di replicare presto. Si svolgerà da domani e continuerà nei giorni 12 e 13 la 22esima edizione dei festeggiamenti per Sant'Antonio da Padova. La frazione di Gioiosa Ionica si veste nella sua migliore versione con un programma ricco e variegato, coinvolgendo associazioni, singoli e la comunità tutta. Guardiamo il servizio. Da
Da domani la frazione di Prisdarello nel comune di Gioiosa Ionica si animerà per la 22esima edizione dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio da Padova. L'evento, che proseguirà nei giorni 12 e 13, promette di trasformare Prisdarello in un vivace centro di cultura, fede e tradizione. Il programma della festa è ricco e variegato, coinvolgendo diverse associazioni, singoli individui e l'intera comunità. Attività religiose, spettacoli musicali, giochi per bambini e stand gastronomici animeranno le giornate, offrendo un'opportunità unica di socializzazione e condivisione per tutti i partecipanti. Maurizio Parrelli, presidente del comitato organizzatore, ha sottolineato l'importanza della festa in un'intervista conclusiva ed esclusiva. Il successo della manifestazione, ha aggiunto il presidente, è reso possibile grazie al fondamentale contributo della comunità e degli sponsor locali, con l'auspicio che anche questa edizione possa registrare una grande partecipazione e regalare momenti indimenticabili. Prisdarello si prepara ad accogliere residenti e visitatori in un'atmosfera di gioia e condivisione. Siamo qui per parlare dei festeggiamenti di Sant'Antonio di Padova a Prisdarello, che fino all'anno scorso si teneva la prima domenica di agosto. Ora ci troviamo a fare la festa 11, 12 e 13 di giugno. Parliamo dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio di Padova. Lunedì 3 giugno è stata esposta la statua del Santo Patrono. Martedì 4 giugno alle ore 18 è iniziata la novena. Martedì 11 giugno si terrà la Santa Messa, che sarà preceduta da una celebrazione penitenziaria. Giovedì 13 alle ore 18 si terrà la Santa Messa, a cui seguirà la processione accompagnata dal complesso bandistico Gioacchino Rossini di Gioiosa Ionica. Per quanto riguarda invece il programma civile, martedì 11 giugno alle ore 20:30 ci sarà l'evento Pasta con la carne di capra, che si terrà sotto al piazzale dove saranno svolti i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio di Padova. Mercoledì 12 giugno nel pomeriggio ci saranno i giganti di Taurianova, che sfileranno nella nostra contrada di Prisdarello. Alle ore 19 ci sarà l'intrattenimento dei bambini, facciamo il gioco delle pignate. Alle ore 20 si terrà il terzo memorial Mimmo Calvi, con il torneo di briscola che seguirà, e a seguire ci sarà una zeppolata. Giovedì 13 giugno si esibirà come artista di apertura al concerto Domenico Agostino. Seguirà l'esibizione del cantante Cece Barretta. La serata si concluderà con l'estrazione della riffa e con lo spettacolo pirotecnico della ditta Argirò, come chiusura dei festeggiamenti. Dopo aver esposto tutto il programma, sia religioso che civile, vorrei ringraziare in particolare tutti i giovani, sia per la pulizia di tutto il territorio di Prisdarello, dove si esibirà la processione dove passa Sant'Antonio da Padova, e voglio ringraziare il nostro parroco Giuseppe Campisani. Voglio ringraziare pure tutte le signore che si sono impegnate per la pulizia della chiesa, ed infine tutti gli sponsor che hanno partecipato per la realizzazione dei festeggiamenti. Vi aspetto numerosi e buona festa a tutti. Ricordiamo un piccolo appuntamento: giorno 13 a Careri ci sarà la festa in onore appunto di Sant'Antonio, poi alle ore 18:30 a Siderno ci sarà un dibattito, il lungomare, il sogno dei sidernesi, ed infine sempre giorno 13 a Stignano ci sarà uno spettacolo pirotecnico e seguire poi Angelo Mauro e i Supersonici Band e le Stelle del Sud. E adesso insieme andiamo a guardare i titoli dei giornali. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabresi, subito l'apertura che riserva Gazzetta del Sud edizione Calabria: Fratelli d'Italia si rafforza, bene il PD, male il Movimento 5 Stelle, elezioni europee, i dati parziali, Meloni vince la sua scommessa, Forza Italia avanti nel derby con la Lega, test positivo per Avesse, Renzi, Bonino e Calenda intorno alla soglia di sbarramento. L'ultradestra brinda a Parigi, cresce pure in Germania e Austria, la maggioranza Ursula trema ma regge. Qui vedete l'Expol, Fratelli d'Italia è il primo partito.
E ancora, per quanto riguarda Gazzetta del Sud, Nicotera Marasco sindaco al photo finish, dalle 14 poi lo spoglio, e poi negli altri comuni affluenza oltre il 40%, sono 23 i paesi tra i quali Pianopoli, Motta, Follone, Bagalati, già con i sindaci che sono stati eletti, ma anche nella provincia di Reggio Calabria ci sono già i primi sindaci eletti dopo aver raggiunto il quorum, tra cui nella Locride anche Stignano, Sant'Aga, San Tilario dello Ionio, e Agnana e Stignano. Le pagine regionali Calabria, per quanto riguarda le notizie riportate in prima pagina, la regione è pronta a varare l'ordinanza per vietare il lavoro nelle ore più calde, poi i dati invece della CGA, occupazione PIL, la Calabria frena e rimane povera, Reggio, l'università per stranieri non ha mai pace, ancora Reggio, interdittiva antimafia, un nuovo corso. Mimmo Lucano premiato dalle urne verso Strasburgo, qui Sud e Isole, dunque Lucano è tra i primi dunque a essere eletti. E ancora, per quanto riguarda il quotidiano del Sud, elezioni europee, ancora le proiezioni, Unione Europea regge la maggioranza Ursula, Fratelli d'Italia al 28,9%, PD al 24,5%, crollo del Movimento 5 Stelle, Forza Italia batte la Lega. I pentastellati sono al 10,4% con Forza Italia al 9,4% e Lega all'8,5%, AVS al 6,7%, Renzi e Calenda intorno al 4%, affluenza alle urne per le europee intorno al 49,5%, al 62,5% per le comunali in Calabria al 59%. L'ultimo atto del sindaco di San Luca, Bruno Bartolo, qui in foto, il governo sostenga un corso di formazione civica e politica. E poi Calabria, quorum battuto, 23 candidati sindaci con la vittoria in tasca, nei centri con una sola lista. Taglio basso, debito, le scure sugli extra budget, l'ASP, presenta il bilancio e chiude in attivo di 267.000 euro. Gli screening migliorano sul debito pregresso, si lavora ancora molto e stato stralciato. Cassano, operaio muore schiacciato da un mezzo pesante, a Crotone restaurata la nave simbolo di Sirelli. Non ci sono altre notizie importanti tranne le amichevole della nostra nazionale di calcio con la vittoria 1-0 contro la Bosnia in attesa dell'esordio alle europee di sabato. Grazie per averci seguito in questo rapidissimo giro sulle prime pagine, restituiamo la linea alla nostra redazione. Che tempo ci porterà quest'oggi? Scopriamolo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, schiarite ma con velature. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite ma con velature. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite ma con velature. In montagna, schiarite ma con velature. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, schiarite ma con velature. Il meteo è stato presentato da... info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. Ancora grazie per l'attenzione, alla prossima dal TG News e da Raffaella. Elezioni europee 2024, i candidati calabresi superano i big tranne in Fratelli d'Italia, dove anche in Calabria contamina l'effetto Meloni. Amministrative 2024, calo delle affluenze rispetto alla precedente tornata elettorale, 7 sindaci eletti senza rivali. Guardia di Finanza di Catanzaro, sequestrati una falegnameria, un opificio industriale e discariche abusive di rifiuti speciali.
La regione corre ai ripari sul caldo, niente lavoro con temperature alte. Il governatore Occhiuto si appresta a emanare l'ordinanza per tutelare i lavoratori. Gioia Tauro, verso il futuro del porto, addio alle tre storiche grandi gru, in arrivo strutture moderne per superare i 4 milioni di TEU annui con l'avvento di MSC. Emozioni nel cuore della città, il concerto del rinomato cantautore calabrese Fabio Macagnino, organizzato dall'associazione Incontriamoci Sempre di Pino Strati,